Ciao a tutti amici di Anxa Mountain, oggi siamo alla località Palombaro e andremo a vedere uno dei 95 siti del geoparco. Sono Correnato Ciao ragazzi. e andremo precisamente alla grotta di Sant'Angelo, che più avanti vi parleremo un po' di questa grotta, tutto quanto. Renato ci racconterà qualche aneddoto, qualcosa e niente, sarà una passeggiata molto piacevole, una ventina di minuti, adatta a tutti, e vedrete come sempre lungo il percorso vi racconteremo tutto. Alla prossima. Ragazzi, eccoci arrivati, una ventina di minuti, diciamo, dalla macchina. Ci ha raggiunto anche il nostro Antonello Marcello Official, Salve. mitico. Siamo arrivati, brevissima escursione, 20 minuti, molto semplice, sentiero battuto, segnato, comodissimo, pochissima salita. Adesso Renato ci racconterà qualche curiosità di questo bellissimo eremo. Grazie per l'introduzione, Alessandro. Siamo qua nell'eremo Sant'Angelo e la particolarità di quest'eremo qual è? È che ci sono dei resti di una chiesa molto probabilmente del XI-XII secolo, parliamo di una chiesa benedettina, del quale vediamo che è rimasto l'abside, una parte dell'abside e dove c'era una volta l'altare. Secondo alcuni pare che questa chiesa sia dapprima di Sant'Agata d'Ugni e poi successivamente al culto di Sant'Angelo. Secondo antiche leggende, qua venivano gli abitanti locali soprattutto le donne, per aspergere le loro mammelle come fertilità, perché questo era un tempio una volta consacrato alla dea Bona. Beh, queste sono delle piccole pillole che spero che vi siano piaciuti. Ricordiamo che ci potete seguire sui nostri canali quali YouTube, Instagram e Facebook. Perfetto, amici, grazie a Renato che ci ha spiegato tutto molto correttamente. Adesso qualche foto e si ritorna alla macchina per la stessa via.
Ragazzi, anche questo giro oggi l'abbiamo portato al termine. Siamo arrivati alle macchine, molto piacevole, ve lo consiglio, un posto molto bello, rilassante per un pomeriggio in tranquillità. Allora, alla prossima, ragazzi, salutiamo Renato e Ciao Antonello. ragazzi, oggi vi abbiamo fatto conoscere un pezzo di storia dell'Abruzzo. Grande, grande Renato, il nostro maestro, grande. Ragazzi, alla prossima e ci vediamo sui nostri canali social.